Poi c'è anche un coming out interessante. Brividi. Uh, cioè, finalmente capiamo che dietro quelle bellissime fregne messe nei video i tettone, arrapati, scopate, eccetera. In realtà loro hanno sempre raccontato la loro storia d'amore. Che non poteva venire fuori perché comunque eravamo in un momento storico non così tollerante nei confronti mm. delle preferenze sessuali purtroppo finalmente adesso possono dirlo tutte quelle sì. raffregne che hanno messo nei video che però poi nessuno guagliava mai capito avremmo dovuto eh, intuire era, ma, un, una metafora anche abbastanza intuibile in questo momento infatti <ride> bro c'è te giuro che è l'ultima capito c'è te giuro c'è sì. bro c'è te giuro l'ultima <ride> Guardate, guardate... i suoi occhi dietro i suoi occhiali... Cosa sta pensando secondo voi? Evocazione... Ti amo... Beh... Secondo me... Lo stai davvero facendo davanti a tutti... È arrivato il nostro momento... Possiamo finalmente dichiarare il nostro amore al mondo... No però gli sta pure a dire un po' quello sguardo... Ma sei sicuro? E infatti lui capisce... Eh, e si ferma lì... Però eh, secondo eh, me questa scena... Doveva finire così... Guardate avere il coraggio. Andiamo! Il coraggio. <ride> Bello l'amore. L'amore di due ragazzi che hanno creato tanto. Il, il Cebero finirà così, ma pure con Gianluca, secondo sì. me. Cioè in tre Trisom, Tutti che bacco, no, e spogliate, fammucchiate <ride> E poi arriva pure Chiaro. il Chitano con qua, mazza che si ritrova. Che ma... squali?